con in sottofondo Asia degli Steely Dan. Che disco, ragazzi! Questa è la musica leggera, leggera cosa. Questa pesa come il Monte Bianco. C'è dentro l'ira di Dio, che meraviglia. Comunque, vabbè, scusate, il video non è per parlare degli Steely Dan. Vi svelo il segreto del piatto swing giusto. Qual è il piatto swing giusto? Non c'è. Ci sono tanti di quei piatti diversi, intesi come mano che li suonano. E dov'è quello giusto e quello sbagliato? Jim Krupa suonava in un modo. Buddy Rich, Louie Bellson, Philly Joe Jones, Roy Haynes, Tony Williams, Elvin Jones, Jimmy Cobb, Art Taylor, Max Roach, Kenny Clarke, Art Blakey. E andiamo avanti fino a stanotte. Ci sono differenze stilistiche. Il piatto swing è diverso sicuramente dal piatto hard bop. Ciò non toglie che io ho visto un video meraviglioso, questo grande evento in America con una All Stars pazzesca, Clark Terry, e poi c'era Herbie Hancock, Ron Carter, Aretha Franklin e Roy Haynes. Roy Haynes suonava swing che sembrava Louie Bellson. Quindi Roy Haynes, che ha inventato un modo di suonare la batteria, così come Salvador Dalì ha inventato un modo di dipingere, ma a Salvador Dalì, se gli facevi disegnare una casa con le caprette, te le disegnava come Raffaello. E così Roy Haynes, se doveva suonare swing perché stava accompagnando Clark Terry, suonava come bisognava suonare. Il piatto è sicuramente il nostro biglietto da visita. Dobbiamo suonarlo con intelligenza, rispettando delle cellule ritmiche che sono più appropriate in uno stile anziché un altro. Ho nominato in un altro video il mito Enrico Lucchini. Tuttavia non sono d'accordo con quello che è stato il suo elemento principe nella didattica, il piatto swing che dovevi suonare come diceva lui. Con tutto il rispetto, non è una provocazione, non è neanche una polemica, perché chi sono io, povero pirla, per discutere quello che è stato per decenni l'emblema didattico di Lucchini, il piatto swing. Io sono convinto che il piatto swing lo maturi in base a quello che suoni, senza precludere la possibilità di variare il tuo slang fisiologico sul piatto anche con il passare del tempo. Lo maturi, lo rielabori, lo cambi. Da ragazzino diventi uomo, hai un pensiero musicale, hai una visuale di vita a una certa età, che poi varia cambiando l'età stessa. Stessa cosa è il tuo sound, il tuo suono della batteria, la tua ricerca musicale. Come è successo a me, nasco come batterista Dixieland e poi mi sono, non dico evoluto, perché non è un'evoluzione passare dal jazz tradizionale al jazz moderno, semplicemente ho cambiato interessi e ho suonato dell'altro. Qual è la formula giusta? Non c'è, se non quella di ascoltare 100 dischi di 100 batteristi diversi e capire da ognuno di loro qual è la pronuncia, associandola a uno stile, a un repertorio, a un brano. Jim Krupa suonava così perché al pianoforte c'erano dei determinati pianisti. Se Jim Krupa oggi dovesse suonare con Herbie Hancock, probabilmente non si troverebbero loro due, oppure sono e sono stati talmente grandi che avrebbero trovato un compromesso. Qui, Asia, in questo disco non ci sono brani swing, però c'è un'idea jazzistica, armonica e creativa enorme. Oltretutto, nel brano Asia c'è un solo di Wayne Shorter che suona la Wayne Shorter, cioè fa tutto tranne quello che servirebbe in un disco pop. E qui sta la cosa meravigliosa. Quindi, dov'è il giusto e lo sbagliato? Dipende da quanto sei geniale, preparato, personale e quanto riesci a trovare una tua formula musicale, stilistica, sia nei contesti appropriati,
sia in quelli dove puoi sperimentare delle cose nuove, e questo secondo me vale anche per il piatto. Se io dovessi suonare stasera nella Big Band Swing di Paolo Tomelleri, come ho fatto per 20 anni, il mio piatto tornerebbe ad essere suonato in un certo modo, cosa che non faccio più quando suono con Paolo Fresu o col mio trio. Non ce n'è uno giusto e uno sbagliato. C'è il piatto con swing e il piatto senza swing. Questo video l'ho fatto perché oggi a lezione siamo stati mezz'ora con un mio allievo a parlare proprio di questa cosa. Lui ha le sue preferenze, ama Philly Joe Jones e quindi il piatto jazz è quello lì, e quello di Buddy Rich fa schifo. Allorché gli ho detto: senti, ma vada via il cue, non capisci un cazzo. E poi abbiamo discusso, riso, e ci siamo bevuti un caffè.